Piace o presepio, puntata davvero pirotecnica, perché ci troviamo a Santo Stefano del Sole davanti alla porta di un personaggio straordinario che si chiama Benito. E se è in forma il signor Benito, ascolteremo anche la sua voce, perché lui è l'imbianchino cantante di Santo Stefano del Sole. Ecco qua, vediamo se ci apre Benito. Tanto complimenti anche per il cucciolone, che ci accompagna dentro. È permesso, signor Benito? Avanti. Ecco qua, il signor Benito, Buonasera. lo Oh, showman di Santo che Stefano del piacere. Sole. È Grazie vero, mille, sì. piacere è tutto mio. Si può dire forte. Showman, ci Showman. fa vedere il suo presepio. Come Allora, no? bene, Vi allora possiamo entrare? accomodatevi. Ecco, Grazie, vi Benito. apro Ecco, con prego, la piacere. seguiamo. Ecco, Eccoci qua. accomodatevi. Qua entriamo anche noi. Ah, che bel presepio, Benito. A Benito piace il presepe, ma piace Piace. proprio, tanto. Lo sto facendo fin dal 1944. Eri bambino nel Ero bambino, avevo 6 anni. 6 anni. 6 anni, già facevo. C'era a fine Santo Stefano una collinetta che c'era della creta e noi andavamo là fuori a fare un po' di grida e facevamo qualche pastorello da mettere nel presepe, no? Bei Mo' ricordi, bei e adesso invece ricordi. sei E diventato mo' un ci sono tutte professionista. queste lampadine, si cose, tutte queste Mi fai cose. vedere il ballo degli angeli, Il perché ballo, eccolo qua. la tua Il opera, la ballo, tua specialità ecco, a è me ballano gli gli angeli che angioletti, danzano guarda come ballano gli con le angioletti e stelle. le stelle come ballano. Questa è una mia invenzione che ho fatto. Brevettata da Benito, questa qua. E Sì, poi il sì, sì. presepio E poi, con la capanna lì, tu ci con tieni la molto capanna, al materiale che hai c'è il utilizzato. Gesù di pietra. Quella è una pietra che ho trovato nella mia terra, a mia non tanto, perché è di mia moglie. Beh, E l'ho salutiamo la trovata nella signora. terra. Sì. E l'ho presa e l'ho conservata. E qua c'è tutto. C'è Gesù bambino, l'asinello e la mucca che riscaldano la Madonna e San Giuseppe. Questo è il presepe che io ho sempre fatto. C'è la fontanella, c'è il pozzo Completo. completo, c'è la che si chiamava la paghiera pecoraro, Ah, vagliere lo pecoraro, sì. che dormiva. Questo è il figlietto qua sotto, e il padre che dormivano. E c'era Ciullo che portava l'agnello a Gesù bambino, a Gesù Cristo, là, quando c'è tutto Però qua. hai pure l'albero di Natale, L'alberetto questo l'ha messo mia eh? moglie, Ah, ma tu prendi le distanze dalla prende proprietà, mi sembra distanza di capire. perché è profano l'alberello, però per mettere Anche una l'albero fa lucetta in più. Natale. Ecco, e abbiamo fatto questa. Questo è il pozzo, vedi il pozzo? Il pozzo. Tutto, cioè, effetti speciali. Ah, gli effetti speciali, sì. Ah, effetti speciali, A te non mancano gli è effetti una cosa speciali. Sì, straordinaria. sì. C'è il macellaio, guarda il macellaio, questo signorino qua. Ah, l'hai preso Vedi proprio per i questo capelli, sì. pastorello? Questo è del 1944, come infatti si vede che purtroppo passando gli anni Si è affettato pure le braccia il è macellaio. mutilato, cosce, Però fa sempre braccia, bella figura, si Benito. capisce? Si è Si vede che macellato le mani, è si di dice. creta, Ah, è pitturato un po'. bravo. Poi tu hai fatto l'imbianchino per tutta la vita, no, Sì, Benito? no, sì, Più o meno. fino a quando Hai sono andato in imbiancato parecchie pensione, ho case. imbiancato mezza Mezza Italia, Italia. mezza Italia. Sono stato dappertutto. Tu sei famoso anche per la tua voce, sei Per stata la alla mia corrida voce, anni fa, sì, eccole qua, le con le coppe coppe, le che ho coppe. vinto, sempre di primo premio,
perché i secondi premi, i terzi, non ti interessa. Il primo premio ci vado. È certo che mi ha aiutato anche un amico mio a vincere il primo premio qua giù, che è De Cicco Michele. Usalo mai. Quindi a te basta partecipare, non interessa. No. Devi vincere. Sì, devo vincere e basta. Allora, visto che si è creata l'atmosfera, il clima, una bella canzone la dobbiamo sentire. La dobbiamo sentire. Sì, la tua voce. Di Natale. È di Natale. Di Natale, mo viene Natale, mo viene Natale, mi piccio la pippa e mi metto a fumare, quando la sera ti sparano i botti, piglio il cappotto e mi bavo a bere. Bravo, bravo Benito, grazie. Però auguri. Mi piace sempre, sì, vai. Sempre mi vai, piace vai. Sempre, chi sto caui? Chi sta o paese do sole, chi sta o paese do mare, chi sta o paese do tutte parole, su do gesso amare, chi sta o paese do sole. Bravo Benito, applausi, applausi per Benito, si autoapplaude, ma l'applaude la platea di Telenostre, Prima TV. Sei un genio! Sei un genio, Benito, però adesso mi devi rispondere. No, un genio, amico mio. Un genio. Però la domanda a te. Sì. Piace un presepio? Sì, però ci stava uno, figlio Edoardo De Filippo. Papà, a me il presepio non mi piace. A te invece? Ma a me mi piace il presepio, perché è bello. Il presepe c'è tutto. Se voi avete visto a Vaccarello, o Ciucciariello, ma guarda, ma te! Che ci manca la parola, insomma. Gli effetti, ecco, ci manca la neve in coppia e montagne, e stelline, gli angioletti che ballano. E che volete di più? Poi la voce di Benito è a questo punto... È grande! Sì. Qua, che ci sta un re Erode qua ora. Pure. Un re Erode che sì. Uccidevi i bambini. Però chiudiamo con gli auguri. Gli auguri per questo 2020. Per 2020. Il nuovo anno, per l'Epifania. E io mi auguro che sia un anno di felicità per tutti. È un anno di calma. Perché noi stiamo vivendo un periodo frenetico, un poco, e sono tutti in guerra. Sì. Pure ultimamente anche la Somalia, una cosa così, si ammazzano tra di loro. No. E allora auguri. Non è giusto, auguri, fermatevi. Fermateli tutti. Godete la vita che è così bella con tutti i problemi che ci avete. Godete la vita che è bella per tutti.